Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Gaka Life. Sì, lo so, dovrei registrare un altro episodio della vita di Gaka Life. Però, come vedete, sono a 2,271 diamanti. E già che ci sto, mi prendo anche questo watchhead, così mi danno più diamanti. Fidatevi, non è un solo diamante. Me ne danno alcune volte anche 100, posso darvene. Quindi ragazzi, oggi faremo un box opening insieme a mia sorella perché abbiamo intenzione di fare una sfida. Asia, puoi parlare? What? Sì, sto registrando. Ah, In pratica, sentite questa sfida che Asia, non so se ha sentito. Allora, Asia, te la spiego cos'è questa sfida? Se io in questo box opening di tutte quante queste gemme non riesco a trovare tre leggendari, cancello l'account e me lo faccio tutto da capo. no, non lo fare. E invece sì, tanto Me basta lo guardare quante devi. gemme. Ecco, è come. Iniziamo subito il box opening in cui abbiamo già trovato un leggendario. Così a ciotta. Vediamo qual è. Pick. Non mi ricordo come si chiama, però credo si chiami Pick. Non mi viene un altro nome, quindi scrivetemi sotto nei commenti il nome del leggendario che trovo. Se lo trovassi un altro leggendario. Però con tutte queste gemme credo di trovare qualche leggendario. Comunque Già sì. stiamo a uno. Ecco appunto, uno su tre. Quindi ce ne mancano altri due. In questo. No, non è che abbiamo trovato un leggendario perché abbiamo trovato i livelli 5. Quando escono i livelli 5 significa Vabbè, che. comunque Continuiamo, esatto, Asia. Sì, come vedete, sì, sono a livello 10 perché, beh. Io gioco tantissimo a Gacha Life, voi non avete idea di con quanti amici parlo e quante casse apro poi. Intanto non riesco a trovare altra roba. Intanto la registrazione adesso sta andando bene. Stiamo già per finire le gemme. Wow, che video corto. Cavolo, uno su tre. Mi ricordo che se non trovo il leggendario, altri due leggendari, devo cancellarmi l'account. Quindi è un problema. Cioè, in realtà decidi Asia se lo devo cancellare, però lo decidi appena finiamo il box opening. Allora. Altra box. Poi. Oh, un altro leggendario! Che è, credo non sia un doppione. Quindi vabbè, continuiamo. Ce ne manca anche uno solo, tanto. Quindi spero di non avere paura di questo box opening. Non temo. Ecco appunto, brava. Intanto stiamo già per finire le gemme. Il box opening più grande di Gacha Life finisce così. E abbiamo trovato i tre leggendari, ragazzi. E quindi la sfida è Puoi in pratica. assicurare che potresti trovare un altro, vediamo. Sì, è vero. Visto che c'è un altro? No, non è uscito un altro Sì, è uscito adesso. là. Comunque vediamo se troviamo un altro leggendario. Cavolo, lo so pippano. Vabbè, in realtà se cliccate dopo aver aperto una cassa così potete vedere. Sai, se prendi sempre sprechi più soldi e non ti apri casse. Visto? Non riesco. Ok, abbiamo finito le gemme, però. Perché hai premuto 3.000 volte, ecco perché. Adesso sì, esatto, ci apriamo le scatole singole, però. Non credo di trovare un leggendario perché una volta l'ho trovato, non so nemmeno io come. Quindi, Asia, continua. Piano piano però. Ultima cassa. Vabbè. Adesso vi dirò come ho fatto a farmare così tante gemme. Intanto, ecco esatto. Sono andato qui nella sezione minigame e ho aspettato che questo è il mio minigioco preferito, ovvero Duck e Dodge, non questo, Duck e Dodge avesse il coso bonus, ovvero il bonus dei diamanti, quindi da i diamanti doppi, quindi tipo da 50 si trasforma in 100, da 100 si trasforma in 200 e così via. Ho aspettato un sacco di giorni e poi alla fine ho avuto tutti questi diamanti. Intanto sì, sono a livello 10, quindi ando un attimo sul live perché voglio un attimo parlare con le persone. Sembra un pochino strano, ho detto ad alta voce.
E prendo i diamanti perché vediamo se riesco ad arrivare a Posso livello fare un... 7. Vai, aspetta, aspetta. Ah, e vi dico anche una cosa, caso mai avessi trovato un doppione, vale lo stesso, sì, perché ho trovato sempre un leggendario. Quindi adesso Che si compro. fa esattamente così? Dai, No, dai. aspetta, Asia, aspetta, aspetta, non devo consumare tanti diamanti perché adesso andiamo a vedere se abbiamo trovato un doppione. 1-1-1 e 1-1. Quindi abbiamo trovato nessun doppione. Eh no, non siamo riusciti ad arrivare al livello 7 dell'amicizia, intendo. Quindi ragazzi, questo è il video più corto del mio canale, intanto Watch Ed, perché forse... Oh, Avakin Life! Dite se volete che creiamo un avatar, sono proprio Sì, comunque scaricatevi anche voi Avakin Life, parole. Deve oltre... essere grande però. Ecco, esatto. E E mi raccomando, sovrintelligente. se a proposito di questa cosa, casomai siete piccoli, inventatevi un'età, però non ditelo a nessuno, perché altrimenti vi potrebbero segnalare per l'età, come hanno fatto a me, che in pratica adesso non posso più accedere al mio account. Hai perso l'account con 2-7. Ecco, esatto. La cosa più Che triste del costano mondo. tantissimo. Ovvero No, 5.000 monete. 6.000 monete, 6.000 Ava coins. Uno solo. Poi l'altro costava 7.000 Ava coins. Ok, è la fine. Ok, sono stupido, è proprio. Sono proprio stupido. Visto? Vabbè, ma comunque, Tutto. se volete essere convinti, facciamo sta cosa. Se non vi piace Avakin Life, vi prometto che se lo scaricherete e mi invierete il vostro nome qui sotto nei commenti, mia sorella vi invierà la richiesta di amicizia. Facciamo sta cosa. Comunque, intanto ho una cassa enorme e ho trovato un altro leggendario! Mamma mia! E Il non. momento così io gioco alla Kill Life. Abbiamo ben 5 leggendari in questo video e vi faccio Spiace. vedere la possibilità di trovare un leggendario, ed è del In tutto questo 2%. noi stiamo registrando alle 7:20 e 23 del mattino, cioè noi Siamo proprio dei drogati perché noi ci parla guardiamo. per te, cioè. Siamo proprio dei drogati entrambi perché ogni sera cosa facciamo io e Tea? No, ti droghi, io no. No, no, non c'è, non è Ti che ci. droghi con l'erba sintetica. Ma cosa? Intendo benissimo. Stai attenta a ridere perché altrimenti fai troppo. Ah, non fare troppo rumore. Allora, comunque, sì, lo so, tutti quanti vogliamo vedere la vera faccina di Asia, ma Asia si vergogna a farti vedere la faccia. Ecco, esatto, si vergogna. Si vergogna e Che basta. quest'anno sto studiando presso il Ministero. Comunque, se volete anche più diamanti di me, potrete anche shopparli, ma non vi conviene perché poi che cosa vi servono i leggendari? Cioè, a parte a fare i video. Sì, in effetti vi servono a fare i video di Cacalaio. Comunque, oggi mi raccomando, ragazzi, state sintonizzati perché uscirà anche un altro video di Cacalife, vita su Cacalife, in cui appariranno due personaggi in particolare che non posso spoilerare. Comunque, adesso un attimo, non questo che da pervertiti, che io per la cronaca credo di non essere pervertito. Credo. Poi se rispondetemi sotto nei commenti se lo sono oppure no. Normale che diranno di sì. Esatto. Comunque, il video finisce qui, però prima di finire il video vorrei un attimo andare a vedere i miei due leggendari. Abbiamo trovato Pig. Ecco, esatto, ho indovinato il suo nome. Poi abbiamo trovato Mumble. Mumble. Come si chiama? Si chiama come? Abbiamo trovato anche Yuni, che mi fa piacere trovarla perché è la sorella di Lemo. Oppure sono gemelle, vabbè. Poi il lato, non lo so se abbiamo trovato oppure 10 euro.
Comunque questa l'abbiamo trovata, ovvero Alisa, Alisa. Poi Winterpath. No, questo non credo di averlo trovato, l'ho già trovato io. Santa Mumble. Mumble. Sì. E comunque questa è una box opening. Ci mancano solamente le carte leggendarie. Niente. No, raga. Asia, un attimo, guarda un attimo. Asia, guarda, Asia, ti ammazzo. Guarda un attimo, mi mancano solo i leggendari, guarda, tutte le liste piene, guarda. Tutto, pure i livelli 5, li ho tutti pieni. Quello che trovo di più tra i livelli 5 è sto cappello magico. E che so è sto robo? Wizard Hat. Che ne ho trovati ben 8. Però... Ragazzi, ahimè, l'episodio finisce qui. Quindi ragazzi, ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete la campanellina delle notifiche se non volete perdervi altri video e soprattutto altre storie del prologo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!